E adesso Lorenzo lasciamo il posto all'amica Barbara Passerini per un'intervista, come sempre, assolutamente esclusiva. Cari amici di pomeriggio, eccoci qui a un altro degli appuntamenti con il nostro uomo a Milano. E infatti in collegamento con noi Simone Zappacosta. Ciao Simone. Ciao Barbara, ciao a tutti. Simone, allora, bentornato intanto a Di Pomeriggio. Ormai sei veramente i nostri occhi, il nostro naso, le nostre orecchie, lì a Milano. Che tempo fa? È un bel tempo. Una settimana, l'alta pressione fa sì che ci sia bel tempo, ma non so se è così bello o fa bene al clima tutto ciò. Però ce le polveri sottili, le cose lì nelle metropoli, diciamo che a volte un po' di pioggia magari serve anche. Senti, allora oggi ci porti nel sottosuolo di Milano, è vero? Esatto, è l'underground, a vedere una cosa underground fatta nell'underground di Milano. Uno spazio bellissimo allestito da dei ragazzi abruzzesi di Chieti che nel mondo dell'underground si sono messi nella metropolitana a pubblicizzare musica, arte, tante robe interessanti. Simone, allora tu sei andato, no? Hai conosciuto questo spazio proprio all'inizio quando questi ragazzi sono partiti con questo progetto, che è un progetto molto, molto innovativo, interessante, che davvero proietta Milano in uno spazio, ti direi, veramente europeo e anche oltre l'Europa, cioè sa proprio di... non lo so, village, non so come dire. Esatto, sì, il progetto si chiama Linea Milano, è appunto sotto la metropolitana. In una Cairoli, delle... tra l'altro nel periodo in cui vivevo a Milano, Cairoli era proprio il mio posto di passaggio, lì c'era proprio lo scambio della metro. Eh sì, lì c'è il Castello Sforzesco, un posto strategico frequentato da centinaia di migliaia di persone. E loro hanno aperto questo spazio dove fanno musica che si può vedere direttamente nel sottopassaggio tramite una vetrina, c'è una console dove si suona live e si registra, e hanno allestito degli spazi per fare podcast o contenuti multimediali in generale che organizzano loro, oltre anche bere, perché hanno una selezione di vini e birre artigianali che hanno lì a disposizione per chi volesse può comprarli direttamente lì. Ma la cosa bella è appunto avere tutte quelle persone che passano e possono interagire con la musica e l'arte in generale, molto, molto underground. Hanno anche uno spazio espositivo, da quello che ho visto, una specie di mini gallery, di galleria d'arte. Esattamente, esattamente. Modulabile anche, quindi ci si possono anche fare delle cose su così... handmade, sì, è uno spazio molto flessibile, mi sembra, cioè anche proprio come concetto, no? Questo via vai, questo andirivieni, la possibilità di vedere tutto, perché appunto abbiamo visto sono vetrate, quindi insomma è tutto visibile, no? Ha un concetto, no, di spazio artistico veramente che sfonda un po' quella parete divisoria tra dentro e fuori. Esatto, un'altra cosa che mi piace molto di quel posto è che essendo in metropolitana ha un pubblico molto variegato, perché quella metropolitana la prende chiunque, qualunque tipo di lavoro fai, qualunque sei studente, sei un lavoratore, sei un anziano, tutti prendono la metropolitana e possono passare lì a vedere, quindi non c'è un target preciso stabilito, ma tutti quelli che passano possono godere di quello che c'è in Linea Milano. Ecco, questo invece di essere un limite per tanti, no? Potrebbe essere considerato limitante, perché non individuando un target ben preciso, anche il messaggio, no? Non sempre è facile modulare il messaggio per un target così, così ampio, ma l'idea che ne ho avuta io è che in realtà a loro non interessi, cioè quello che interessa
e fare cose belle, anche divertirsi e far divertire in qualche modo, curarsi dell'arte nelle più ampie forme, perché appunto è molto è multidisciplinare questo spazio, e quindi insomma andare avanti con un'idea assolutamente innovativa, un po' giocosa e un po' anche con quel senso proprio di libertà nel proporre le cose che a loro sono poi più congeniali. Esatto. Poi è un posto pieno di tecnologia, perché c'è appunto il Radio Booth, dove gli artisti si performano lì live davanti alla vetrina, ma è tutto registrato per andare in streaming sul sito di Linea Milano, che ha una programmazione radio che si può vedere in streaming dal loro sito, che è continuativa, e quindi c'è sia la parte live delle persone che lo vedono, ma anche quelli che lo guardano a casa poi in streaming e godono della musica e della selezione musicale. Tra l'altro invitiamo anche i nostri telespettatori ad andare a dare un'occhiata, perché è veramente tutto molto molto interessante. E Simone, allora facciamo così, guardiamo la tua intervista, sei andato a parlare con Andrea e Cinzia, che sono proprio, diciamo, la parte abruzzese del gruppo, giusto? Sì, 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 Andrea e Cecilia sono i ragazzi abruzzesi che hanno fatto questo progetto. Perfetto, allora andiamo con Simone a ascoltare la storia di Andrea e Cecilia. Ciao Andrea, ciao Cecilia, siamo all'interno del vostro fantastico spazio Linea Milano, nel sottopassaggio della fermata della metropolitana Cairoli. Da dove nasce questo progetto? Ah, in realtà nasce da un'idea abbastanza banale, che è cosa c'è di più underground della metropolitana, che è un crocevia comunque di passaggio di migliaia di persone al giorno. Quanto però poco banale è stato l'appoggio che abbiamo avuto da ATM nel realizzare questa idea, questa avventura, che è l'azienda che gestisce gli spazi della metropolitana. Voi come me siete abruzzesi e siete adesso qui a Milano. Il vostro background personale o accademico vi ha aiutato a realizzare questa cosa? Allora, diciamo che io personalmente non sono propriamente legata a questo tipo di attività, non nasco all'interno di questo settore, nasco con una tesi in diritto d'autore nel mercato unico digitale, da lì mi avvicino a quello che è il mondo delle etichette indipendenti, e naturale conseguenza sono queste piattaforme web alle quali ho dedicato un po' della mia vita. Io invece non ho nulla di accademico, nel senso che sono un autodidatta in quasi tutto quello che ho fatto. E ho lavorato per un po' nell'ambiente dello streaming, e questo mi ha aiutato fortemente nelle regie, e questo mi ha aiutato fortemente nel realizzare questo progetto, che comunque, no, come ben vedi, è abbastanza permeato di tecnologia. Però sì, se devo dire se mi ha aiutato, sì, mi ha aiutato molto. Noi siamo appunto all'interno del Radio Boot, dove vanno in streaming i DJ set che proponete, e a questo punto vi chiedo: la selezione musicale è scelta con una grandissima cura, immagino. C'è una linea editoriale precisa che seguite o altro? Ah, diciamo che siamo molto concentrati sui giovani talenti, e non solo perché, ovviamente, essendo nati da poco abbiamo un piccolo seguito, ma anche proprio come aim principale del posto è quello di sviluppare nuovi talenti e di non, diciamo, ricalcare vecchie strade che sono già state ampiamente percorse.
oltre ai DJ set che vanno in streaming da qui da Radio Boot, però ci sono anche altre cose qui all'interno di Linea Milano. Una giornata tipo come si svolge, come la svolgete voi qui? Allora, lo spazio è diviso in più aree. Abbiamo dal lato opposto della radio l'area podcast, dove realizziamo interviste ad artisti o a personaggi che ruotano intorno agli argomenti di questo spazio, che sono la musica, l'architettura, la fotografia, il design. E poi all'interno dello spazio sempre abbiamo allestito un piccolo shop vintage, un corner di dischi. È una selezione curata di birre artigianali e vini naturali. Prossimi eventi che dobbiamo aspettarci qui in linea Milano, quali sono? Prossimi eventi in linea Milano saranno sicuramente legati alla settimana della Fashion Week, tra un paio di settimane, legati ad aprile a quella che sarà la Design Week qui a Milano. Poi abbiamo degli eventi che tenderanno ad abbracciare quelle che sono le community locali, quindi a dare spazio alle loro programmazioni, qualcosa che riguarderà un aspetto più live e meno legato all'elettronica che curiamo quotidianamente. E poi vi direi di seguirci per scoprire cosa abbiamo in mente. Allora, perfetto, ragazzi, vi ringrazio e ci rivedremo sicuramente ad uno dei vostri eventi prossimamente. Grazie a voi. Grazie. Eccoci, bentornati cari telespettatori qui in studio e ancora con noi Simone Zappacosta. Simone, un'intervista molto interessante, veramente ci hai fatto scoprire un posto nuovo. Sì, un bellissimo posto. Poi eravamo lì nel Radio Boot che dà la sensazione proprio di dove si lavora, dove lavorano i DJ e dove si fa la musica vera, che poi va in streaming, bellissimo. È proprio il tuo luogo, diciamo. Esatto. Senti, caro Simone, allora io so che hai un sacco di così di ispirazione, no? Anche per i prossimi incontri che avremo qui a di pomeriggio, quindi insomma, ci vuoi già anticipare qualcosa? Sto scoprendo belle cose, adesso devo limare i dettagli e vi farò vedere sicuramente bellissime cose e conoscere persone interessantissime nel mondo della musica. Ah, non ne E della abbiamo cultura dubbio, non ne dell'arte. abbiamo dubbio. Senti, ci vuoi dire qualcosa di qualche novità? Sì, come avevo anticipato, è uscito il nuovo singolo della cantautrice Eleonora Fulvio in arte Elex. Della mia etichetta Pezzi Dischi, il disco si chiama Censura ed è finalmente ascoltabile dovunque. Spero che vi piaccia e che lo ascoltiate. Allora, quindi invitiamo assolutamente tutti i nostri telespettatori a andare e ascoltare su tutte le piattaforme, immagino, no? Spotify e quant'altro. Dovunque, Spotify, Apple. Ovunque, ovunque. Benissimo. Abbiamo qualche anticipazione noi? Cioè, posso far vedere la copertina? Facci vedere la copertina, allora. Ecco la copertina. Benissimo. E allora Simone, grazie, grazie per tutte queste belle novità che porti ogni settimana qui a di pomeriggio, direttamente dalla Grande Milano. E noi ti diamo appuntamento per la prossima settimana, sempre di martedì, sempre qui con nuove interessanti storie da raccontare. Grazie a voi, a settimana prossima.